Poi c'erano tutti i bastardi! Ti ho fregato questa volta. Sì, sì. Siamo in una postazione un po' particolare, perché non avevo voglia di spostare tutto, no? Però siamo qui. Anche con lo sfondo carino, dai, un po' più bellino. Va bene, oggi facciamo, insieme a Nello, la versione di Natale, che ormai è Natale passato, però nel senso, del nonnino. Perché? Il nonnino X-Max Cup by Vapor Art. Ragazzi, X-Max Cup by Vapor Art, liquido natalizio che ha fatto uscire Vapor Art. Sì. Noi purtroppo lo recensiamo solo adesso perché nel periodo di Natale non abbiamo potuto vederci, anche un po' per zona rossa e vi discorrendo. 40 ml, qui aggiungere le due basette mancanti con o senza nicotina. Pandoro e crema chantilly. Minchia, io non lo sapevo, non lo conoscevo, adesso lo naso, ma tu l'hai già svapato tutto praticamente. Sa di frutta. Frutta di sedere. Io sento della frutta. Crema chantilly, sa la crema chantilly. Tofu Profile RDTA, ma in versione RDA. Certo. Con una mesh extreme a 70 watt. È un liquido che deve essere abbastanza scaldato. Tra l'altro, questa postazione è stata studiata anche per il fatto che così almeno non si vede l'altezza, capito? Bravo. È così, non siamo seduti. Almeno io seduti. Che sono un nano. Sì. Siamo seduti, però. Bastardo. Vai, tira. Sento dolore di frutta comunque io. In aspirazione. Però fammelo tirare a me, che te è già da un mese che lo tiri. In aspirazione avete una vagonata di crema chantilly. Buono. Accompagnato poi dal pandoro. Predomina la crema chantilly. Particolare. Praticamente il pandoro arrotonda la crema. E sentite questa parte appunto di pandoro che vi... che si mischia insieme alla crema chantilly. Non è un pandoro la crema chantilly, ma sembra più una crema chantilly con il pandoro. Confermo che è una crema chantilly dopo arriva il pandoro. Buono, devo dire, non mi aspettavo un liquido così. È particolare. Io adesso la crema chantilly sinceramente non ce l'ho presente, proprio come se l'avessi mangiata ieri. Quindi non ce l'ho presente la crema chantilly, però devo dire che è un liquido molto buono, tra l'altro all day, leggero, non è pesante, cioè nel senso ci piace perché comunque di gusto ce n'è, però non troppo, ok? Attenzione. Essendo un liquido parecchio particolare, su alcuni atomizzatori vi potrebbe far uscire solo la crema, su alcuni atomizzatori dite ma questo liquido non c'entra nulla né col pandoro né con la crema chantilly. Io sono quasi arrivato a tre quarti di boccia per trovare la quadra per farlo uscire bene. Perché comunque è un liquido che deve essere spinto, ma allo stesso tempo la crema chantilly e il pandoro sono delicati. Quindi ho dovuto giocare con 4-5 atomizzatori per trovare la resa ottimale che appunto si sentissero bene tutte e due le note. Allora, a me piace, leggero, il gusto c'è, però non è pesante, quindi io mi sento di dargli un 7,5. E gli do un bel 8. Benissimo, signore, provatelo, diteci qualcosa sotto nei commenti. The Cup Xmas Edition, no, com'è? Il nonnino di Natale. Di Natale. Xmas Cup si chiama. X-Max Cup. Provatelo, diteci qualcosa sui commenti, seguiteci su Instagram, su Facebook, dappertutto. Ci vediamo al prossimo video con l'ultima papata di Nello. Va bene, ciao!